Il Museo dell'Olio di Seggiano. Un percorso museale diffuso unico e innovativo per celebrare l'olio e il territorio del Monte Amiata. Il Museo dell'Olio di Seggiano è entrato a far parte del sistema museale dell'Amiata, e quindi anche nella rete Musei di Maremma. Un progetto museale diffuso, ideato dal Comune di Seggiano e dalla Fondazione Le Radici di Seggiano, nato nel 2012 che si snoda nel centro storico di questo antico borgo situato alle pendici del Monte Amiata, Grosseto, che dà il suo nome all'olio DOP di olivastra seggianese. Il museo è un percorso innovativo e coinvolgente che parte dalla grande cisterna situata sulla cinta muraria, dove al suo interno è stata creata un'installazione unica nel suo genere. Si tratta di un olivo recuperato da una frana sospeso in questo grande spazio con le sue radici. Questa pianta è la più grande del mondo alimentata con tecnologia aeroponica, in pratica vapore acqueo, la cui realizzazione è stata sperimentata e verificata presso il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale della Facoltà di Agraria di Firenze, partner scientifico del progetto. Il progetto sarà ultimato con l'installazione di particolari sensori che permetteranno di monitorare l'ulivo e studiare le sue risposte alle sollecitazioni esterne. I dati raccolti, di straordinario e originale interesse scientifico, saranno anche elaborati da una macchina scriptoria, un apparato artistico che traccerà le attività elettriche della pianta rendendole visibili ai visitatori nel loro svolgersi temporale, arricchendo di ulteriori emozioni l'esperienza visiva dell'installazione. Il percorso museale comprende anche un vecchio frantoio dell'Ottocento e la nuova oleoteca nella piazza principale dove sono possibili degustazioni e acquistare prodotti della filiera corta.